ci fosse una parte dei manifestanti che fossero molto preoccupati, desiderosi di pace e quindi preoccupati del riarmo, non c'è dubbio, l'ha detto anche il segretario della CGIL nel suo comizio, e io credo ben venga che ci sono molti preoccupati Preoccupazione. di questa scelta di riarmo. Io non sono affatto convinta che si possa dire che l'Europa può avere un ruolo di mediatore nel momento in cui ha deciso di schierarsi e di fornire le armi, perché dire che ci vuole più politica vuole anche dire domandarsi qual è la strategia che si mette in campo, domandarsi se l'Europa è in grado, come veniva detto, di sopportare una guerra di lungo periodo nel suo territorio, domandarsi se possiamo solo riavvolgere il nastro e tornare alla guerra fredda, oppure se l'obiettivo della coesistenza pacifica esiste ancora. Cioè, io penso che ci sono troppi non detti in questa fase rispetto al ruolo che può giocare l'Europa e noi come paese, e noi come paese europeo. La sola risposta delle armi mi preoccupa, perché determina solo l'idea che l'unico strumento che abbiamo è quello delle armi. E lei dice che finora è stata questa la risposta dominante? Insomma, direi, come dire, quando in campo c'è per esempio un signore che io non apprezzo affatto per ciò che fa nel suo paese, che si chiama Erdogan, che è componente della NATO, non applica le sanzioni e si erge come mediatore, mi piacerebbe di più ci fosse l'Europa, mi piacerebbe che ci Beh, fosse certo, piacerebbe di più a tutti. anzitutto i confinanti, che siamo noi, che ha una posizione politica e apre un confronto che va a Kiev ad aprirlo, che va a Mosca ad aprirlo, che convoca una conferenza di pace, che mette in gioco il fatto che noi siamo parte dell'Europa e dobbiamo, come dire, immaginarci se possiamo continuare a vivere prolungando all'infinito la guerra fredda e la deterrenza nucleare, oppure se c'è una prospettiva di coesistenza pacifica. Io penso che questo se lo domandino in molti, perché la guerra fa orrore e fa paura. Non è solo essere vicini e solidali agli ucraini, che mi pare la premessa È obbligata ovvio, e certo. scontata, ma il problema è, come dire, è non avere un orizzonte, è vedere un dibattito anche nel nostro paese che è il rifiuto, come dire, delle domande politiche di una possibile discussione. Però E questo scusami, lo trovo pericoloso.